Ciao Marco, benvenuto in questa intervista. Tu sei il titolare della Masala Automazioni, un'azienda storica, direi, perché ho visto che siete praticamente sul campo dal 1978, se non sbaglio, e Esatto. fate un sacco di servizi, oltre che offrite un sacco di prodotti per la sicurezza civile e industriale. Ce ne vuoi un po' parlare della tua azienda, soprattutto come nasce l'azienda, ma poi come si è evoluta anche negli anni, ovviamente, e poi i prodotti e i servizi di punta che avete in questo periodo. Ok, allora, la Masala Automazioni nasce come Masala e Trevisani. Negli anni, fine anni 70, dove mio papà si occupava di carpenterie in ferro e opere fabbrili. Nel mentre ha iniziato il boom del cancello automatico, dove poi si è incominciato a meccanizzare, concedimi questo termine, il cancello. Quindi il lusso, diciamo, del fine anni 70 era un pochettino montare, applicare un apparecchio, un motore su un cancello di qualsiasi cosa, quindi di una villa, di un condominio o meno. Quindi noi ci occupavamo di realizzare sia la parte di carpenteria che creare anche applicare anche i motori al cancello. L'azienda si è evoluta in questo settore, quindi diciamo che la Masala Automazioni è poi stata l'evoluzione della Masala e Trevisani, dove si è concentrata più sulle chiusure civili e industriali. Quindi noi intendiamo come chiusure civili e industriali tutte quelle che sono le chiusure, quindi cancelli, porte, portoni industriali, quindi tutti quei varchi che necessitano di una chiusura, noi la realizziamo e l'automatizziamo. Ok, Spero di adesso essere io. stato Sì, chiaro. chiarissimo. Adesso, visto che siamo in un'emergenza abbastanza importante, siamo un po' alla fine, diciamo, di questa emergenza, sperando di non ricaderci di nuovo con tutte le scarpe, però mi Wow. parlavi di un sistema molto ingegnoso, molto utile, ma non solo, direi, per questa emergenza. Diciamo che quello che mi stai per dire, e poi che mostreremo magari qualche immagine, può servire anche per dopo, voglio dire, è sempre una cosa di sicurezza igienica, diciamola così. Di cosa si tratta? Beh, allora, diciamo che in questa situazione qua, pandemica, con quello che noi comunque abbiamo vissuto, viene a fagiolo l'argomento della porta automatica. Vale a dire che cosa? La porta automatica ti garantisce l'apertura e la chiusura senza il minimo contatto tra la persona e il serramento, quindi la classica maniglia del negozio piuttosto che dell'ufficio, piuttosto che di qualsiasi ambiente che comunque è soggetto a essere trafficato da tante persone, la porta automatica ti permette proprio di non avere più nessun tipo di contatto proprio fisico con l'eventuale serramento che comunque potrebbe essere anche contagiato, quindi comunque il contatto fisico infatti viene vietato proprio e si dice sempre comunque di igienizzare le mani ogni volta che si tocca qualcosa. Quindi questo già permetterebbe la totale possibilità di entrare e di uscire all'interno di qualsiasi locale, negozio, quello che sia, senza avere il benché minimo contatto. Inoltre la porta automatica ti permette comunque che cosa? Di avere sempre il serramento chiuso, quindi che sia una porta battente o che sia una porta scorrevole, l'automatismo comunque ti garantisce sempre la perfetta chiusura del serramento e questo che cosa fa? Ti permette di avere una corretta separazione tra l'ambiente esterno e l'ambiente interno. Poi la porta automatica, diciamo, il serramento per porta automatica è corredato di tutte quelle guarnizioni particolari che permettono proprio una chiusura
molto più precisa rispetto al serramento tradizionale. Quindi proprio un isolamento, non dico totale, ma decisamente migliore rispetto a quello che è un isolamento di una porta, diciamo, tradizionale. Quindi l'automatismo di fatti è una cosa che ci viene richiesta proprio per permettere una corretta separazione degli ambienti. Tra l'altro, tanti ambienti adesso devono essere separati, quindi la porta automatica si può anche inserire in un contesto interno. Tanti nostri clienti che sono commercialisti, dentisti, noi abbiamo e stiamo compartimentando tanti locali all'interno proprio per separare varie aree e vari ambienti. E questo va a ridurre che cosa? Il rischio comunque di contagiare l'eventuale ambiente. Una domanda, non ci Dimmi. vuole una porta speciale, giusto? Questo accessorio si può montare su qualsiasi porta, se non sbaglio o sbaglio? Sì, esattamente. Abbiamo gli automatismi adatti che si possono utilizzare anche nelle porte esistenti, ovviamente con le dovute accortezze e modifiche, però la maggior parte permette comunque di utilizzare il serramento esistente. E questo già è un gran vantaggio. Ok, senti, concludiamo con la domotica, Dimmi. che è un bel argomento, diciamo, attuale. Adesso siamo tutti un pochino, come dire, affascinati da questo mondo. Io per primo, che possiedo tutte queste lampadine con tutti questi telecomandi che si accendono e si spengono, quindi la domotica è anche inserita all'interno di chiusure, giusto? Sì, esattamente. Adesso, al giorno d'oggi, abbiamo la possibilità di utilizzare gran parte delle chiusure automatiche gestite attraverso lo smartphone, attraverso delle applicazioni che sono applicazioni speciali, particolari, realizzate dalle industrie di automatismi, si può gestire diciamo, quasi tutto. Si possono creare scenari, accendere luci, spegnere luci, abbassare tapparelle, alzarle, attivare e disattivare antifurti, aprire e chiudere cancelli, farsi geolocalizzare. Io mi sto avvicinando a casa, non voglio avere il radiocomando o qualsiasi cosa che mi impedisca oppure mi distragga la guida. Appena vengo geolocalizzato nelle vicinanze, il portone di casa si apre, che può essere garage o meno, io sono tranquillamente, vengo. Raggiungo il portone, la porta si apre senza dover pigiare nulla perché sono costantemente gestito dalla domotica. Possiamo venire da te in negozio a vedere innanzitutto la porta automatica per vedere un po' il funzionamento e provare qualcosa della domotica? Assolutamente sì, noi stiamo ancora terminando, diciamo, lo showroom con tutti gli accessori nuovi e aggiornati proprio per questi, sia per il periodo che per questi, diciamo, argomenti, dove si può vedere come funziona la domotica, come funzionano le porte automatiche, e perché abbiamo proprio la disponibilità di accogliere sia il cliente anche come parcheggio privato, e abbiamo proprio qua una vetrina, diciamo, visitabile tranquillamente con tutti gli accessori e tutte le chiusure disponibili. Ok, io penso che abbiamo detto molto, adesso in coda al video lasceremo tutti i tuoi recapiti, ovviamente gli indirizzi, perché così diciamo, scriviamoli così rimangono ben impressi. E niente, in Certo. conclusione vuoi dire qualcosa, così qualche altra novità e poi ci salutiamo. Novità ce ne sono tante, ce ne sono sempre, e quindi noi abbiamo diciamo, il nostro obiettivo e comunque la nostra missione è sempre essere aggiornati e dare sempre il meglio ai nostri clienti. Quindi sempre il prodotto migliore, sempre il prodotto che ha le caratteristiche e le performance migliori, proprio perché ci piace curare il cliente e avere il cliente sempre soddisfatto. Scusami, abbiamo parlato di prodotti, ma non abbiamo parlato di servizi. Voi avete anche una parte di manutenzione, giusto? Brevemente. Sì, assolutamente. Noi ci occupiamo anche di tutto il post vendita, pertanto garantiamo, oltre alla vendita, all'installazione, al collaudo di tutte le nostre chiusure, e garantiamo anche il corretto funzionamento di tutti i serramenti che noi installiamo. Pertanto,
quello che è poi la durata nel tempo, pertanto la manutenzione, che la manutenzione comunque è obbligatoria per legge e permette comunque di avere anche un corretto funzionamento del serramento nel tempo e quindi maggiore durata, maggiore affidabilità e sempre la migliore performance, perché poi lasciare una chiusura nel tempo, poi è ovvio che poi arriva il momento che purtroppo anche lei non ce la fa più. Ecco. Io ti ringrazio, sei stato molto chiaro, si è capito tutto quello che ti hai spiegato, ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro e spero di vederti dal vivo presto. Grazie anche a te Gennaro, grazie di questa grande occasione. Buona serata a tutti voi. Ciao. Ciao.